La nuova Citroën C4 Picasso rivoluziona il suo design rispetto alle precedenti versioni, mantenendo fede alle linee futuristiche anticipate dal prototipo Tecno Espace presentato al Salone di Ginevra 2013. La forte identità della vettura è sottolineata dai suoi lunghi e sottili fari diurni anteriori a LED, in coesione perfetta con la piccola mascherina nera e con il double chevron, esteso per tutto il frontale per un look unico e anticonvenzionale. Vero e proprio marchio di fabbrica Citroën. Il posteriore, più tradizionale nel design, presenta fanali a LED con effetto 3D e un ampio e avvolgente portellone che permette un facile accesso a un bagagliaio da 537 litri, estendibile a 630 litri se si portano avanti i sedili posteriori. A bordo della nuova C4 Picasso si viaggia in prima classe grazie a un comfort di alto livello e optional fuori categoria, come il Pack Lounge, che prevede sedili anteriori con funzione di massaggio, poltrona relax per il passeggero con poggiagambe a sollevamento elettrico e un avvolgente poggiatesta per tutti gli occupanti. Tanto comfort per una vettura che non ha certo le dimensioni e il peso di un'ammiraglia di lusso, ma è diventata più bassa e compatta rispetto alla precedente versione, con una lunghezza di 4,43 metri, una larghezza di 1,83 e un'altezza di 1,61. Di categoria premium anche il cruscotto, dove uno schermo da 12 pollici, totalmente digitale e modificabile secondo i propri gusti, rappresenta il clou della strumentazione. La nuova Citroën C4 Picasso arriverà in Italia nei concessionari a fine giugno e sarà dotata di due motorizzazioni benzina da 120 e 155 cavalli, tutte e due 1.6, ma soprattutto da tre motorizzazioni turbo diesel da 90, 115 e 150 cavalli. In particolare pensiamo che la motorizzazione che sarà più venduta il 1.6 EHD 115 cavalli dotato di stop and start di ultima generazione, che appunto grazie a consumi ed emissioni contenuti sarà quello più scelto dalla clientela italiana. La C4 Picasso è proposta a partire da 22.600 euro, ma a fine settembre potrà godere di un allettante prezzo di lancio scontato di 1.000 euro.